comincia tu, Maurizio. Allora, sono Giovanni, lavoro in un istituto pubblico di Padova, una nota RSA, sono un operatore sociosanitario. Nel nostro istituto quasi la metà del suo è stato appaltato a cooperative, in pratica gli stessi lavoratori, le stesse mansioni, i lavoratori prendono la metà dello stipendio di altri lavoratori, cioè è una situazione veramente... infame. Tanto, tanto infame, anche le cooperative che fanno le pulizie, i lavori di portineria, insomma veramente ci sono degli stipendi bassissimi. Oggi siamo venuti a presentare la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per un salario minimo di 10 euro lordi e ci rifacciamo all'articolo 36 della Costituzione che dice che ogni lavoratore deve avere una paga dignitosa che gli permetta una vita dignitosa a lui e alla sua famiglia. Paolo Ferreno. Sì, siamo qua, abbiamo depositato questa proposta di legge, raccoglieremo le firme. Voglio sottolineare solo una cosa, qualcuno contrappone la proposta di legge, la legge, alla contrattazione. È una stupidaggine. Se ci fosse una legge che fissa il salario minimo, il sindacato avrebbe modo di dichiarare ogni anno lo sciopero per aumentare i salari di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici al di là delle categorie. Quindi quella che proponiamo noi è una misura di unificazione della classe, di unità di classe che tutti, anche le organizzazioni confederali, dovrebbero cogliere nel loro giusto significato. E poi quando c'era la scala mobile c'era anche il massimo quello, di contrattazione. Esattamente. Infatti la prossima proposta di legge credo che sarà che avanzeremo quella per reintrodurre la scala mobile. Oggi intanto abbiamo depositato la proposta di legge per istituire il salario minimo adeguato all'inflazione di almeno 10 euro lordi. Lo scandalo dei salari da fame in Italia è un'emergenza nazionale. Tutti i governi negli ultimi anni hanno condotto politiche del lavoro incostituzionali che producono una fascia di lavoratori e lavoratrici povere nel pubblico come nel settore privato. Ci sono milioni di lavoratori, anche in aree in cui c'è il contratto nazionale, che stanno sotto la soglia di povertà. È una cosa vergognosa. Il salario minimo di 10 euro è il minimo per costruire le basi in Italia di una solidarietà sociale che oggi non c'è. Eccoci. Uno scandalo all'interno dei paesi dell'OCSE, l'Italia è il paese con i salari più bassi, colpiti profondamente milioni di lavoratori del paese, usano una contrattazione che non porta a casa risultati per abbassare i salari, usano la precarietà, usano tutte le forme di illegalità per tenere bassi i salari che sono a un livello vergognoso. È ora di dire basta, rilanciamo questa proposta con forza perché da qui si parta per rilanciare verso l'alto la contrattazione. Quindi non diamo uno strumento che impedisce di contrattare, diamo uno strumento che migliora la forza per contrattare. Che impedisce di svalutare. Tra l'altro chiediamo anche l'indicizzazione, mi pare, di questi 10 euro. Sì, chiediamo l'indicizzazione in maniera tale che diciamo, il salario non si svaluti con l'inflazione ogni anno, ma cosa anche più importante, è importante che questa battaglia per il salario minimo si affianchi alla battaglia per il reddito di cittadinanza. Stanno nascendo infatti comitati per reddito e salario minimo nelle città e nei quartieri di Roma, perché non ci deve essere contrapposizione tra chi chiede un reddito di cittadinanza e chi giustamente aspira a un salario dignitoso. Ecco, un saluto da tutta Rifondazione Comunista, l'anchorman è Giorgio Cremaschi.